Salve a tutti, io mi chiamo Rossana e sono una volontaria della Provincia di Salerno. Io mi occupo di accogliere, salvare e mettere in adozione animali che sono bisognosi di casa, di famiglia e di affetto. La mia è stata una scelta nel tempo. Piano piano ho cominciato con i gatti, con le colonie feline. Poi, visto che il nostro territorio è ricco di, purtroppo, di abbandoni, quindi situazione randagismo abbastanza elevato, mi sono dedicata nel mio tempo libero alla ricerca di famiglie oppure di sistemazioni comunque adeguate per questi nostri amici a quattro zampe. Non nascondo che la vita del volontario non è una vita facile, in quanto c'è la ricerca della famiglia ideale, della famiglia giusta, poi ci sono delle problematiche che non tutti i cani, insomma, sono facilmente adottabili, quindi magari si recupera quello che ha bisogno di cure mediche, quello che ha bisogno di cure comportamentali, eccetera. Ma con la forza della volontà e anche l'aiuto, la collaborazione di altri volontari, di altre amiche con le quali abbiamo un percorso comune, riusciamo a sorridere. Vi presento Black, è un cagnolino di 4 anni di 20 kg più o meno di peso. È stato abbandonato in una notte del 2020 e da allora non c'è stata nessuna richiesta di adozione. Il veterinario ha diagnosticato una sua malformazione della bocca, come potete vedere, e dei denti, che gli provoca una salivazione, soprattutto quando ha qualcosa in bocca oppure insomma qualcosa da prendere. Questo fatto qua non preclude nulla, cioè lui è autonomo, mangia tranquillamente, beve tranquillamente, è un cane molto affettuoso, giocherellone, socievole, sano, sterilizzato, vaccinato, cippato, eccetera, ma ha bisogno di una casa. Quindi lui ha bisogno di un giardino, di una casa, di una famiglia e possibilmente di una bella cagnolina con la quale giocare. Aspettiamo una telefonata.